Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Leonardo Bonucci, il rinnovo di Donnarumma, Biglia, André Silva, Çalhanoğlu, Conti, Rodriguez, Musacchio e tantissimi altri che non sto qui ad elencare perché faremo praticamente notte. Questi sono gli acquisti fantastici che ha fatto il Milan in questa stagione, ma in tanti mi state chiedendo se così il Milan può essere una candidata per lo scudetto concreta per poter finalmente, anzi finalmente no, per quanto riguarda i tifosi rossoneri, interrompere questo ciclo della Juventus che ormai sta durando da 6 anni e che a sua volta aveva proprio interrotto un mini ciclo di un solo anno rossonero. Insomma, per come la vedo io in questo momento, la Juve è ancora un pochino avanti, nonostante il cambio di casacca da parte di Bonucci, quindi dalla Juventus al Milan, vedo ancora favorita la Juve in questo momento, perché a parte che la squadra che vince il campionato deve sempre partire un gradino davanti alle altre in questa gerarchia, a meno che ci siano stravolgimenti totali, nel senso che la Juve ceda praticamente tutti e che il Milan acquisti praticamente tutti, ma penso che, e spero, incrocio le dita, che Bonucci sia il primo e ultimo giocatore che farà questo cambiamento, quindi da Torino a Milano rossonera. Devo dire una verità, André Silva non lo conosco, conosco molto bene Kessié, conosco molto bene Biglia e sono due centrocampisti fantastici, mi piace un sacco Çalhanoğlu, mi piace un sacco Conti, mi piace un sacco Rodriguez, vabbè, Bonucci e Romagnoli sono una coppia di difensori affidabilissima nel caso dovessero giocare a due, a tre con anche Musacchio andrebbero da Dio, però secondo me ancora qualcosina manca e quel qualcosina deve essere per forza un centravanti. Il Milan si sta fiondando su Belotti, su Morata e su Aubameyang. Sono tre giocatori completamente diversi, anche se il nome ha un certo appeal, un certo fascino. Devo dire la verità, di Morata sono innamorato e lo sapete benissimo perché dopo il passato alla Juventus Morata mi è rimasto nel cuore anche quest'anno. Per dire, ho comprato la maglia del Real Madrid proprio di Alvaro perché è un calciatore che mi ha stregato il gol in finale di Champions che ho visto dal vivo a Berlino, il gol a tornata e ritorno al Real Madrid, insomma è veramente un calciatore a cui voglio bene. Ma se dovessi dire la verità, non perché mi dispiacerebbe vederlo in maglia rossonera al pari di Bonucci, non credo che sia quello che serva al Milan in questo momento, perché Morata non è un centravanti, è una mezza punta se vogliamo, quasi un giocatore da esterno e non un finalizzatore, non un giocatore che fa la sponda, non un giocatore con un gran senso del gol, non un giocatore di quelli che, non lo so, ti fa salire la squadra, ti fanno 30-40 gol a campionato, va bene che quelli sono pochissimi, però non lo so, sono veramente titubante sul nome di Morata, anche su quello di Aubameyang a dire il vero, perché anche lui non è un vero e proprio centravanti, un vero e proprio centravanti invece lo è Belotti, milanista, italiano, giovane, e tra l'altro potrebbe anche arrivare veramente, perché se Milan e Torino si accordano su prezzo e contropartite tecniche, allora ecco che quei famosi 100 milioni di clausola per l'estero possono diventare qualcosa di interessante anche per l'Italia, anche per il Milan. Abbiamo visto che se il giocatore ha la volontà di trasferirsi, come ha fatto Bonucci, il Milan è in grado di dargli un ottimo ingaggio ed è in grado di pagare il cartellino al club. Non ha problemi economici il Milan, almeno in questa stagione, che non deve fare i conti con il fair play finanziario. Ci guarderemo poi il prossimo anno come riusciranno a gestire tutte queste cose, ma Belotti è un obiettivo concreto. Un altro nome su tutti che potrebbe essere interessante è quello di Diego Costa, perché comunque il Chelsea, lo sappiamo, Antonio Conte l'ha scaricato, è alla ricerca di un attaccante e anche qua si fanno praticamente gli stessi nomi che sono stati fatti con il Milan. Devo dire la verità, fra tutti Belotti è il mio preferito in assoluto e vedere una formazione con Donnarumma, Romagnoli e Bonucci come difensori centrali, Rodriguez e Conti, Biglia, che sì, c'è la nobile dietro le punte, sugli esterni, da una parte Suso, dall'altra Bonaventura e davanti Belotti, sarebbe veramente qualcosa di eccezionale, spettacolare, un 11 titolare di tutto rispetto e in quel momento lì, per quanto ancora vedrei la Juventus davanti, inizierei a temere. L'unico neo in questo momento che vedo fra tutte queste cose è Montella. Non so quanto sia qualitativo Montella. L'anno scorso avevo una considerazione alta del tecnico, mi è un pochino scesa perché il primo anno di Milan non mi è piaciuto tanto, ma potrebbe rifarsi benissimo e clamorosamente in questa stagione perché la squadra ce l'ha e quindi sta tutto lui amalgamare e cercare di creare una squadra, un 11 titolare veramente, veramente molto competitivo. Fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti, lasciate un pugno di pollice come al solito e siete bravissimi a fare questa cosa qua e scrivetemi anche qualche argomento, qualche altro video da poter fare, di cosa volete sentir parlare perché io sono qua e ascolto voi.